Questa cena è sempre un po' un momento per ritrovarsi, per diciamo ripartire dopo tutti gli eventi dell'estate. Eh sì, ormai è diventato un appuntamento fisso a fine settembre, la cena di fine estate, sempre tanta gente e un'enorme emozione poi per questo paese che poi è sempre al centro, ovviamente non solo dell'attenzione ma anche al centro della cultura. Il cuoco è sempre Valerio Farsetti con tutti i suoi collaboratori, dalla Leda, Franco, alla Bruna, i soliti. Abbiamo preparato sempre il menù di cacciagione e ovviamente opzionale il menù vegetariano. Che cosa hanno mangiato questa sera? Allora, i miei ospiti hanno mangiato un menù di cacciagione naturalmente, e diciamo partendo da un antipasto classico toscano con dei maccheroni a punta di coltello di cinghiale e come piatto di mezzo un bel capriolo lardato su purea al pistacchio, e poi ora si terminerà con un cinghiale in umido con dei funghi e frutti di bosco. Da adesso in poi, diciamo, per quello che riguarda la parte conviviale di Ponte Buriano, dobbiamo rimandare all'estate o c'è qualche altra iniziativa? No, c'è l'ultimo appuntamento, la seconda domenica d'ottobre, la festa alla polenta, il 13 d'ottobre, domenica pranzo.